Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle, benvenuti nel mio nuovo video. Eccomi qua, come avrete sicuramente già letto dal titolo qua giù, a farvi il resoconto di quella che è stata per me la Septuagint, una sfida letteraria ideata da me ed Ele, appunto Miss Tortellino, in cui bisognava leggere un tot di libri per rispondere a un tot di, appunto, di maratone di sfide letterarie nell'arco di 2 settimane. Già ho fatto un piccolo aggiornamento quando è passata una settimana dalla maratona, ve lo lascio magari qua da qualche parte per tutta la durata del video. Oggi invece parliamo in maniera molto veloce, perché la roba di cui parlare in realtà è veramente tanta, di quella che è stato ora della fine per me la maratona, come sono andate le mie letture, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto e quali sono in realtà le sfide che ho concluso. Direi di partire innanzitutto con le uniche 2 cose che non sono riuscita a terminare di leggere, e sto parlando di questi 2 libri, Warrior Cats, Fuoco e Ghiaccio e Detective Anshichi, Indagini nelle strade di Edo di Okamoto Kido. Con questi 2 libri io avrei concluso tutta la roba che stavo leggendo appunto durante la maratona, ma li ho lasciati un po' in disparte perché, semplice perché Warrior Cats, ho letto un quarto di libro più o meno, mi stava un pochino annoiando e non volevo trascinarmelo dietro col rischio magari di non leggere le altre cose che avevo nella lista di roba da leggere. E per quanto riguarda Detective Anshichi, è una raccolta di racconti. Io mi conosco fin troppo bene, non sono una persona che quando legge una raccolta di racconti la legge tutta in una volta, ha bisogno dei suoi tempi, quindi ho letto un totale di 3 racconti su 4 e gli altri 4 me li doserò per bene nell'arco del tempo, perché non ce la faccio, essendo comunque poi per di più racconti tutti diversi l'uno dall'altro, mi passa ancora di più la voglia di leggerli uno dietro l'altro e avere un mega casino per la testa con 1000 storie, leggende, eccetera, eccetera, diverse di ogni racconto. Però comunque Detective Anshichi mi stava davvero molto molto piacendo. Già avevo letto e già ho parlato qua sul canale della prima parte, perché è una raccolta divisa in 2 parti, che conta un totale di 14 racconti, ma appunto qua in Italia sono usciti 2 libri con 7 e 7, scritto da Okamoto Kido, che si è molto ispirato nel periodo appunto in cui venne scritta questa serie di racconti, che è fra il 1717 e il 1737, dice qua dietro, alla figura di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle. Infatti a quell'epoca lui era uno dei pochi che sapeva leggere l'inglese e quindi si è divertito a tradurre Sherlock Holmes per i giapponesi, nonché appunto anche a prendere spunto dalla figura di Sherlock per dare vita al suo personaggio più famoso, che appunto è Detective Anshichi. È una raccolta che si staglia fra 2 periodi storici, infatti abbiamo una Tokyo e una Edo, che per di più è la stessa città, se non lo sapevate. Edo durante il periodo ancora prima della, diciamo, dell'apertura definitiva del Giappone all'Occidente, e Tokyo diventerà appunto dopo, durante il periodo Meiji e dopo la caduta appunto dello shogunato Tokugawa. E quindi vediamo una Tokyo Edo vista da 2 periodi storici diversi, nonché proprio 2 città totalmente diverse, perché vedremo molto sprazzi una Tokyo degli anni del nostro scrittore, quindi già occidentalizzata, già che ha subito un po' la mutazione che lo porterà ad assomigliare molto a una città occidentale, e poi appunto vedremo anche la Edo del periodo ancora dello shogunato Tokugawa, prima della restaurazione di epoca Meiji, quindi ancora una città molto rudimentale, con appunto ancora lo shogunato a capo, Yoshiwara, quindi i bordelli e tutto ancora attivi. Quindi è veramente anche un ottimo sprazzo di storia su quella che è la vita della città vista in 2 momenti diversi. Se vi piace Sherlock Holmes, se vi piace anche la letteratura giapponese, ovviamente in questo caso moderna, perché non è assolutamente letteratura contemporanea, io ve lo consiglio caldamente, perché Detective Anshichi non vi deluderà. Di conseguenza, non avendo completato questi 2 libri, non ho completato le sfide che ricoprivano questi 2 libri, che sono ovviamente la raccolta di racconti, non ho completato la lettera O per Okamoto Kido e non ho completato nemmeno la lettera E per Eri Hunter, le autrici di Warrior Cats, e nemmeno la sfida del fuoco e dell'inverno per il ghiaccio, anche se in realtà per queste 2 sfide
Potrei averle coperte anche con qualcos'altro, semplicemente potrei averle coperte con per il fuoco Cardcaptor Sakura, in quanto Sakura, oltre alla carta del vento, usa anche la carta del fuoco, e per l'inverno, appunto, anche con la casa delle vacanze, perché abbiamo pressoché l'inverno all'interno di quella casa, non ci piove assolutamente. Ora però passiamo a tutte le altre sfide, quindi a tutte quelle che sono riuscita a completare con un bel po' di roba. Il primo libro è Luminal di Isabella Santa Croce, che sì, non ho completato, non sono riuscita ad andare oltre la metà di questo libro. Se mi seguite sia su Instagram che sulla fanpage già l'avrete notato perché l'avevo scritto sia da una parte che dall'altra. Perché non mi è piaciuto questo libro? Non è che non mi sia piaciuto, ma sinceramente non mi stava lasciando nulla. È un continuo viaggio all'interno di quello che è anche appunto il mondo underground, così violento, così potente anche all'interno della psiche di semplici ragazzini. Quel mondo underground che vediamo molto anche se conoscete la letteratura giapponese all'interno dei romanzi di Ryō Murakami. Infatti c'è un accenno verso Tokyo Decadence, una cosa che ho molto molto apprezzato, perché secondo me per i temi trattati questo libro si rifà molto a Tokyo Decadence di Ryō Murakami. Se siete amanti dell'Isabella Santa Croce e volete leggere tutti i suoi libri, sicuramente ve lo consiglio. Io l'ho letto come secondo libro dell'autrice e devo dire che questa volta mi ha molto delusa. Sicuramente leggerò dell'altro, ma ora voglio darmi assolutamente a VM18. Anzi, se qualcuno è più ferrato di me in Isabella Santa Croce, fatemi sapere se prima di leggere VM18 mi conviene leggere qualcos'altro dell'autrice per farmi appunto un po' un'idea dei suoi vari libri, dei suoi metodi di scrittura. Anche perché il metodo di scrittura utilizzato qua dentro è un metodo di scrittura molto molto particolare, che riporta momenti in cui non si ha per nulla la punteggiatura, momenti in cui anche grammaticalmente non è al 100% della correttezza in quanto discorso generale, però appunto sicuramente è un metodo di scrittura adatto alla storia narrata qua dentro, in quanto vediamo comunque ragazzi fatti continuamente di droghe, eccetera, eccetera. Quindi sono anche quei pensieri molto sconclusionati che questi ragazzi fanno. Quindi non ho nulla da dire rispetto allo stile di scrittura perché è davvero adatto alla storia, ma è proprio la storia che non mi stava lasciando nulla, quindi l'ho abbandonato a metà. Magari in futuro potrei provare a ricominciarlo e finirlo, anche perché è un libricino molto piccolo. L'ho abbandonato a pagina 50 e sono 100 pagine. Potrei effettivamente anche finirlo, ma al momento non me ne sento appunto in grado. Prossimo titolo è Apocalypse di Clive Barker, in questo caso il graphic novel tratto dal romanzo che già ho letto e amato di Clive Barker. Faccio vedere velocemente il tratto. Il tratto è un tratto che non mi dispiace assolutamente, anzi mi è molto piaciuto, è molto molto carino. E però c'è da dire che non mi ha convinta al 100%. Infatti su Wannabe io ho dato 3 stelline. All'inizio del primo volume abbiamo anche una bellissima introduzione scritta da Clive Barker, che appunto elogia ovviamente il lavoro dei suoi colleghi che hanno messo in trasposizione così a fumetto Apocalypse, anche se inizialmente dice essere stato un po' titubante perché il The Great Secret Show, il grande spettacolo segreto, è un'opera a cui lui tiene particolarmente, è comunque un grandissimo capolavoro. Se non l'avete mai letto, vi consiglio di farlo, ma magari leggete qualcos'altro di Barker prima di Apocalypse. Nonostante tutto, però, al lavoro ultimato dice che è rimasto davvero molto molto soddisfatto del risultato finale. Risultato finale che sicuramente, che per chi non ha letto l'opera originale, appunto in quel bel mattonazzo di 600 e passa pagine, sicuramente lo apprezzerà al 100%. Purtroppo io, avendo letto e amato tantissimo il romanzo, non sono riuscita ad apprezzarlo al 100%. La storia comunque ricalca quelli che sono i fatti principali di Apocalypse, però ci sono anche tante cose tralasciate che secondo me è un peccato che non siano qua dentro. Leggendo il libro ti ritrovi comunque a avere la tua visione della storia, una visione molto distorta, come è distorta anche la storia di per sé, la quiddità, l'arte, tutte quelle cose che secondo me è difficile da rendere su carta stampata disegnata, ed è una cosa che il lettore si immagina, una cosa che il lettore deve immaginarsi mentalmente, perché ognuno di noi lo vede sicuramente in modo diverso. E sinceramente io non me l'ero visto
come è disegnato all'interno di questo graphic novel, che comunque non mi è dispiaciuto, ma per i vari motivi che vi ho spiegato, più di 3 stelline non sono riuscita a dargli. Prossimo è un libro d'arte su Utamaro, che ho usato per la lettera U, appunto la lettera U di Utamaro. È un libro davvero molto interessante, un libricino molto breve, molto molto piccolino, che racchiude principalmente ovviamente le opere dell'autore, più che la parte scritta, ma anche se ovviamente la parte scritta c'è, altrimenti non avrei letto nulla, ed è un viaggio all'interno della vita artistica di quest'autore, a partire dagli albori fino a giungere al suo momento di decadimento. È un autore molto conosciuto all'interno di quello che è l'ukiyo-e, più letteralmente arte del mondo fluttuante, ma più che conosciuto per le sue tavole, per le sue opere più normali, è conosciuto per quelli che sono i suoi shunga, che non sono altro appunto che opere erotiche. Per questo è diventato molto molto famoso e infatti molto spesso, come dice anche il libro, veniva chiamato all'interno di Yoshiwara, dei vari bordelli di Yoshiwara, per dipingere, per catturare la bellezza delle varie prostitute in modo che potesse essere eterna. Volevo farvene qualcuna, ma magari facciamo a meno perché alcune sono molto molto esplicite. Comunque sia, se voi cercate su internet Shunga Utamaro trovate di tutto e di più. Se siete amanti della letteratura giapponese, nonché appunto anche dell'arte giapponese di epoca Edo, sicuramente è un libro che vi consiglio caldamente di recuperare e di leggere. Si legge in un'ora, si legge veramente in fretta. Quindi io mi sento davvero di consigliarvelo se siete amanti di questo genere. Ovviamente io l'ho apprezzato al 100% perché, avendo studiato letteratura giapponese e avendo anche qualche nozione appunto di arte dell'epoca, non potevo assolutamente non apprezzarlo, anche perché Utamaro, unito ad Hokusai, ormai penso che lo sappiate benissimo, sono due dei miei autori di ukiyo-e preferiti. Prossimo libro è Percy Jackson, Gli Dèi dell'Olimpo, Il Mare dei Mostri, secondo libro della saga di Percy Jackson, scritta da Rick Riordan. Sì, non ho la sovracoperta, sempre quel famoso libro che mio ragazzo ha perso la sua sovracoperta, quindi ce lo teniamo così. L'ho letto in poco tempo, l'ho molto apprezzato anche più del primo, nonostante tutto, però, come già dissi anche nel video del metà periodo della Septuagint, anche in questo caso ho preferito più la versione cinematografica della versione cartacea. Nonostante tutto, comunque, sono due prodotti totalmente diversi. Quindi non sarebbe neanche del tutto corretto metterli in realtà a paragone, perché secondo me i libri si vede che sono per un pubblico più giovane, appunto per dei ragazzini, una saga comunque per ragazzini molto molto giovani, dai 11 ai 12-13 anni. Invece appunto i film si vede che hanno quello spunto un po' più adulto in modo che possano vederlo tutti. Li trovo un pochino più ricchi di materia oscura, chiamiamola così, rispetto appunto a quello che sono i libri. Ora passiamo a quella che forse è stato uno dei libri più belli che ho letto durante la Septuagint. Sto parlando della Casa delle Vacanze di Clive Barker. Come mai tutti saprete, io amo Clive Barker. Diciamo che mi ha aiutato molto per il fattore stagioni. Allora, La Casa delle Vacanze. Questo libro mi ha ricordato un po' altri libri come tematiche, come genere di favola nera, eccetera, eccetera. L'ho ricollegato un po' a Coraline, per il fattore appunto di questo arrivo in questa nuova casa, una casa molto particolare che ricorda un po' un misto fra Un paese dei balocchi di Pinocchio, nonché appunto Neverland di Peter Pan, dove questi ragazzini che si annoiano vengono reclutati, portati all'interno di questa casa dove una giornata corrisponde a un anno, in pratica, perché nell'arco della giornata passano tutte e quattro le stagioni e i piccoli avventurieri passeranno tutte le giornate a correre, giocare, fare tutto quello che gli piace, ricevere quelli che sono i regali che hanno sempre sognato, eccetera, eccetera, passare Halloween, passare Natale, tutti i giorni come se fosse una cosa di ordinaria amministrazione. Ovviamente però all'interno di questa casa qualcosa non torna, infatti è strano che ci siano così pochi bambini, che fine hanno fatto tutti gli altri bambini che sono arrivati prima di lui, se ne sono semplicemente andati e tornati alle loro case? Non è così semplice. Barker, all'interno di un libro per ragazzi, comunque un libricino appunto per un pubblico più giovane, è riuscito a inserire tutto quello che gli viene meglio. Ovviamente è una favola dark, quindi troviamo anche la parte cattiva, la parte oscura, la parte malvagia, che all'interno di delle favole secondo me ci sta sempre bene. Troviamo l'elemento appunto del non sempre è oro quello che luccica. All'interno della casa vedremo creature oscure, creature che forse solo all'interno di un incubo un bambino può sempre e solo trovare. Mi è davvero molto molto piaciuto. Se siete amanti di Barker, comunque avete letto Coraline e vi è piaciuto
vissuto Coraline, sicuramente La casa delle vacanze ve lo consiglio a scatola chiusa, è davvero molto molto carino, si legge davvero molto molto in fretta. So che questa edizione dovrebbe essere andata fuori catalogo, ma nel caso riusciate a trovarla, beh, ve la consiglio perché all'interno abbiamo anche le illustrazioni direttamente fatte appunto dall'autore, appunto da Clive Barker, che come sappiamo, oltre ad essere uno scrittore, è anche un artista sotto ogni punto di vista, in fatto di arte, in fatto di cinema, in fatto di teatro, eccetera, eccetera. È un artista a 360 gradi, infatti io vi le consiglio sempre i suoi libri. E come ho detto, con questo ho ricoperto, diciamo, tutte le stagioni, a partire appunto dalla primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, anche se per la primavera e l'autunno c'era anche appunto un'altra scelta. Infatti la scelta della primavera era questa qui, la serie completa di 12 volumi di Cardcaptor Sakura delle Clamp, che mi ha portato a completare anche qua la sfida di un libro scritto da una donna. Vedete, sono 12 volumi scritti da 4 donne, appunto anche la stagione della primavera, per la presenza di tanti fiori di ciliegio, nonché appunto per il nome della protagonista che è Sakura. I Sakura sono i fiori di ciliegio che in Giappone sbocciano appunto in primavera, e anche la sfida del film tratto da un libro, perché come vi ho detto, da questi 12 volumi è stata tratta una serie anime, nonché appunto anche due movie, una che si può inserire fra la prima e la seconda serie e uno che sta alla fine di tutto, nonché anche appunto la sfida riguardante l'elemento del fuoco e l'elemento del vento. Parliamo velocemente di Sakura, le ho messo già tutte e tenuto solo il primo volume, che è questo qui. Sakura è una ragazzina che un giorno, per caso, trova all'interno della biblioteca personale di suo padre un libro particolare, il libro delle carte di Clo, dove all'interno, una volta aperto, troverà un mazzo di carte. Queste però sono carte magiche, e anche il libro è un libro magico, in quanto le carte, nel momento in cui il libro verrà aperto, voleranno, verranno sparpagliate, e sarà compito di Sakura, dopo che Kero-chan, l'animaletto uscito dal libro delle carte di Clo, la recluterà, andare alla ricerca delle carte per ricatturarle, ritrasformarle in carte e scongiurare così appunto un'enorme catastrofe. Le avventure che Sakura vivrà saranno tantissime, una diversa dall'altra, avrà molti amici, avrà alcuni nemici, ma anche nemici un po' particolari. E anche qui, come appunto anche magari all'interno della casa delle vacanze, c'è sempre quell'alone di mistero magari rivolto a determinati personaggi, nonché appunto tutto ciò che vedi non è sempre ciò che sembra. Vi faccio vedere velocemente un attimo il tratto, che è il tratto delle Clamp, che io amo alla follia, perché è quel tratto comunque molto molto dolce, questi occhioni grandi, questo tipico tratto da shoujo, ma è un tratto che davvero mi piace molto, questo disegno molto delineato, questi tanti fiori, questi occhioni che io amo alla follia. Gli occhi che disegnano le Clamp sono qualcosa di meraviglioso, è una delle opere delle Clamp che più prediligo in assoluto, e devo dire che poterla rileggere in questa nuova edizione Perfect è stata davvero una cosa, una genialata grandissima, in quanto io possedevo già la prima edizione, ma qua c'è stato un miglioramento da parte appunto dei dialoghi, nonché appunto anche il riportare le tavole alla sua versione originale orientale, perché l'altra si leggeva all'occidentale, quindi era tutto quanto capovolto. Un'altra cosa bella di questa edizione è avere una gallery colorata all'inizio di ogni volume, abbiamo sempre tante tavole colorate su carta semplice, che come sapete sono quelle che io prediligo rispetto appunto alla carta patinata, e quindi sono davvero molto contenta di aver acquistato questa edizione Perfect. Non me ne sono affatto pentita. Se vi piacciono gli shoujo, non avete mai letto Sakura, beh, che state aspettando? L'ultimo volume che ho letto, non certo per importanza, perché questo insieme appunto alla casa delle vacanze è stato uno di quei volumi che ho prediletto in assoluto, è Persepolis di Marjane Satrapi. Questa è l'edizione che usciva in edicola con il Corriere della Sera, un rapporto a mio parere qualità-prezzo ottimo, perché appunto non si è salvato dalle righe sulla costa, devo dire la verità, ma per un prezzo di 7,90€ non mi lamento assolutamente, contando che l'edizione della Rizzoli Lizard figa costa quasi 30€, quindi poterlo prendere per leggerlo a 7,90€, beh, ne vale davvero la pena. Di questo avevo intenzione di fare o un video a parte o appunto anche un post sul blog, poi deciderò. Sapete solo che è stata una lettura davvero illuminante sotto ogni punto di vista, vedere la guerra vista dagli occhi di una bambina e poi che pian piano cresce assieme alla guerra e assieme ad essa lei si fa le sue ideologie, tutto quello che può passare per la testa di una bambina nata e cresciuta all'interno di un paese
che si trova sotto appunto un periodo oscuro, è stata davvero una lettura che mi ha aperto molto molto gli occhi. Ovviamente poi finito questo mi sono anche guardata la versione cinematografica, il film d'animazione tratto da Persepolis, presenta alcune differenze, hanno trovato vita in maniera appunto mobile solamente le parti principali della storia, ma sicuramente fra i due devo dire che non c'è paragone, devono essere visti come due prodotti diversi e uguali allo stesso tempo, ma che appunto lasciano sensazioni diverse, in quanto ho trovato la versione cartacea molto più dedita a tematiche politiche rispetto magari appunto al film d'animazione, che è più che altro un lungo flashback, che appunto viene narrato tutto come flashback della vita appunto della nostra Marjane, che non è altro che, oltre che l'autrice, anche la protagonista del libro. Ok ragazzi, ho finito, queste sono state le letture che ho fatto durante la Septuagint. Voi cosa avete letto? Com'è andata per voi la maratona? Mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Se volete lasciarmi anche un video, senza problemi, potete lasciarmelo qua sotto nei commenti. Si possono inserire anche i video e io ovviamente li accetterò. E vi rimando al prossimo video. Vi auguro una buona giornata, buone letture e adesso che è finita la Septuagint, Martin, a noi due. Ciao!